sono Antonia Carezzotti dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del dottor Luigi Pianese, specialista in osteopatia a Roma. Parleremo del mal di schiena in gravidanza, una condizione che interessa oltre il 50% delle mamme in attesa. Dottore, buongiorno, è un piacere poter contare sulla sua collaborazione. Buongiorno a lei, ed è un piacere poter essere d'aiuto, soprattutto per quello che riguarda delle tematiche così particolari come appunto quello del mal di schiena in gravidanza. Grazie per l'invito. Grazie a lei, dottore. Per cominciare le chiedo, da cosa dipende la comparsa del mal di schiena in gravidanza? Allora, sicuramente ci sono varie cause che possono determinare il mal di schiena anche in gravidanza. C'è da dire una cosa, faccio una piccola premessa. La gravidanza ovviamente non è una patologia, quindi non è una condizione che necessariamente induce delle problematiche. Il mal di schiena in gravidanza spesso, quasi sempre, si presenta o si ripresenta in persone che hanno già sperimentato un mal di schiena o prima della prima gravidanza o anche durante le gravidanze precedenti, perché evidentemente ci sono delle cause che possono essere biomeccaniche, che possono essere funzionali, che possono essere anche circolatorie, ormonali, soprattutto dovute all'aumento del peso mal gestito prima della gravidanza, oltre che poi durante la gravidanza. Quindi ci sono vari elementi che possono appunto determinare la comparsa del mal di schiena in gravidanza, che devo dire negli ultimi anni è una condizione che vedo sempre più frequentemente. Per fortuna però si tratta quasi sempre di quello cosiddetto aspecifico, che è possibile gestire e trattare soprattutto in maniera conservativa. E quindi come si presenta il disturbo e dove si localizza principalmente? Allora, fondamentalmente il disturbo si presenta come il classico mal di schiena, quindi sulla zona, sulla parte bassa della colonna. Io pure un piccolo modellino così posso aiutare anche a comprendere meglio quello di cui parliamo. Fondamentalmente si presenta nella parte bassa della schiena, nelle ultime vertebre, quelle cosiddette lombari, ed è caratteristica proprio tipica del fatto che ci sia uno spostamento del baricentro in avanti del peso, quindi del baricentro appunto della forza peso che si genera sulla colonna e quindi normalmente sulla parte bassa della colonna. I classici sintomi appunto sono quelli legati, come dicevamo, al dolore nella parte bassa della colonna e della schiena, che possono comparire generalmente quando si è più fermi. Quindi è un'altra delle cose che può essere molto utile, a prescindere questo sempre dallo stato della gravidanza. Il mal di schiena tende a comparire più facilmente o quando ci sono dei sovraccarichi eccessivi, ecco perché poi la gravidanza, che è un ulteriore piccolo carico, se vogliamo definirlo così, sulla colonna, può generare un problema, un fastidio, un mal di schiena, o quando c'è una staticità molto marcata, quindi soprattutto in chi è abituato ad avere una vita sedentaria abbastanza prolungata, o per abitudine o per lavoro o in entrambi i casi. Quindi questa è un'altra condizione a cui si può fare attenzione anche per fare prevenzione, oltre che può essere una strategia anche di trattamento per la gestione, per evitare le recidive. Quindi di base, parte bassa della colonna, ultime vertebre lombari, e l'insorgenza è graduale, non è mai solitamente in maniera acuta e feroce, è sempre un inizio graduale che non diventa acutissimo, se non in rari casi, per determinate caratteristiche. E in genere in quali periodi della gestazione tende a manifestarsi? Generalmente, secondo quelle che sono appunto le indicazioni che ci fornisce anche l'epidemiologia, la statistica, dal quinto all'ottavo mese, diciamo nella seconda parte della gravidanza. Questo anche per un motivo, se vogliamo, abbastanza semplice da comprendere, perché sono i mesi in cui si sviluppa di più il bambino, il feto, quindi che aumenta di volume e aumenta un po' di peso e quindi va a incidere maggiormente su quelle che possono essere delle strutture che, ripeto, molto probabilmente erano già sovraccariche prima, perché durante la gravidanza in realtà ci sono dei fattori ormonali che si modificano pure, rendono le articolazioni più lasse e fanno sì che se ci sono delle predisposizioni, qualcosa che covava già precedentemente, qualcosa che era un po' più latente,
si slatentizza in quel periodo, appunto, ripeto, nella seconda parte della gravidanza, quindi dal quinto all'ottavo mese. E, generalmente, appunto, sono questi i periodi in cui maggiormente si frequenta, si può presentare anche prima, ma è molto, molto, molto più raro. Se non ci sono problematiche di peso eccessivo, quindi di aumento del peso corporeo anche precedente alla gravidanza, in quel caso lì sicuramente ci sono dei fattori predisponenti maggiori, ripeto, il peso, la sedentarietà, problemi o turbe circolatorie che possono sicuramente fare sì che ci sia un'insorgenza anche più precoce. E quando è necessario quindi rivolgersi ad un medico? Allora, fondamentalmente il consiglio è quello di fare sempre, soprattutto durante un periodo particolare come la gravidanza, fare sempre riferimento al proprio medico di riferimento anche per sintomi più banali, perché è sempre un po' giusto e anche da maggiore sicurezza sia a chi poi dovrà seguire la persona, sia alla persona stessa, la mamma, la neomamma, quindi di avere una situazione che è solo su base cosiddetta funzionale, perché il mal di schiena può essere generato molto spesso, nel 95% dei casi, per non dire anche nel 99% dei casi, da problematiche cosiddette aspecifiche. Significa che non c'è qualcosa di particolarmente, se non c'è qualcosa di rotto, non c'è qualcosa che non funziona in maniera organica, cioè non vado a fare una risonanza e trovo qualche cosa che non sta bene, non vado a fare una radiografia e trovo una frattura. Quindi in quel caso lì è importante avere una diagnosi cosiddetta di esclusione, che escluda patologie più importanti, come appunto possono essere neoplasie, che sono rarissime, ma purtroppo possono essere fratture, infiammazioni particolari. Quindi escludendo tutte quelle che sono patologie più importanti, che si verificano rarissimamente a prescindere dalla gravidanza, quindi sono quasi mai causa di mal di schiena, ma possono esserlo, quindi con una diagnosi di esclusione dal proprio medico si... abbiamo la sicurezza che appunto non ci sono problemi di questa natura, e andiamo quindi poi a essere certi che si tratta di un problema funzionale, quindi legato alla funzione che viene un po' alterata, perché possono esserci dei problemi pregressi che si amplificano con le modificazioni dovute alla gravidanza, e quindi allora poi è più si lavora in maniera più certa con la terapia conservativa, anche con la terapia manuale, con l'osteopatia. E c'è da dire appunto che la gravidanza, come dicevo, non è una patologia, i fattori ormonali incidono parecchio, perché esistono degli ormoni che vengono a essere prodotti in particolare durante la gravidanza, ad esempio la relaxina, uno di questi, che fanno sì che le articolazioni siano più mobili, più lasse. Se da una parte madre natura per fortuna ha fatto sì che si verifichi ciò, perché poi rende sia più accogliente il bacino per il bambino, sia facilita poi il parto, perché appunto le articolazioni, soprattutto quella che si chiama sinfisi pubica, nella parte anteriore del bacino si possa aprire più facilmente durante il parto. Però poi questa ipermobilità, se ci sono spesso dei problemi pregressi di sovraccarico articolare, quindi questa ipermobilità può creare un po' di fastidio. Ecco perché poi è una fase particolare che va sempre gestita, bisogna individuare bene quali sono le cause, e poi il trattamento si riesce ad approntare in maniera iperspecifica e appropriata, in maniera anche molto, molto dolce, il trattamento conservativo, che poi aiuta le future mamme a stare bene, a godere anche quel periodo della loro vita. Dottor Pianese, in cosa consiste il suo metodo Dimentica il mal di schiena? Dimentica il mal di schiena è un metodo ormai che ho strutturato dopo 20 anni di esperienza in materia di mal di schiena, qualcosa che arriva da molto lontano, e fondamentalmente, per riassumerlo, si articola in 3 fasi. Una prima fase che è appunto l'analisi del comportamento, dei fattori comportamentali della persona, perché il mal di schiena di una neomamma che magari è un atleta professionista, e anche tra gli sport professionistici, se gioca a golf, se va a cavallo,
o se gioca a tennis, ci sono delle caratteristiche biomeccaniche e funzionali differenti e comportamentali differenti, o se magari sta in ufficio e passa molto le sedute, o magari se sta spesso per lavoro in treno o in aereo, quindi ha delle caratteristiche sia comportamentali che biomeccaniche che funzionali totalmente differenti una dall'altra. Quindi l'analisi iniziale di questa natura comportamentale, biomeccanica e funzionale è fondamentale, il primo step di questo sistema, di questo metodo strutturato ormai da 20 anni. La seconda fase consiste nel trattamento integrato che per la maggior parte è composto dalla terapia manuale, quindi dall'osteopatia, ma non solo. E in ultima fase, che è quella che io preferisco, perché dico sempre alle mie pazienti, non solo, che il difficile non è far passare il mal di schiena quando abbiamo individuato bene le cause, il difficile è non farlo tornare. Per non farlo tornare bisogna fornire delle informazioni che vengono dall'analisi iniziale, perché se una persona ha dei comportamenti che reputa normali, ma che sono invece magari fortemente predisponenti al mal di schiena, come, dove, sostituto, per quanto tempo, per dirne una su tutte, in quel caso lì si forniscono le strategie di intervento, come modificare delle abitudini che sono strutturate, che appunto magari sembrano banali, ma che possono essere fortemente predisponenti, dando qualche piccolissima indicazione anche su come fare in maniera attiva prevenzione, quindi facciamo in modo che la persona diventi padrone del proprio corpo, quindi non debba dipendere necessariamente da un trattamento esterno, quindi si hanno dei benefici molto più nel lungo periodo sotto questo punto di vista. Bene, dottore, quindi quali consigli può dare per prevenire il mal di schiena o i suoi sintomi alle donne che in questo momento sono in dolce attesa? I consigli sono tanti, soprattutto diciamo che parto da alcune cose che sul quale è bene puntare l'attenzione e quindi cercare di non fare. Sicuramente quelli che sono i sovraccarichi, che possono essere sia nelle faccende domestiche, sia legate al lavoro, sia legate magari allo sport, perché in realtà, come dicevamo, la gravidanza è uno stato naturale. Quindi se non ci sono problemi particolari, una persona magari continua a lavorare, continua a fare un minimo di attività sportiva, intesa anche come passeggiate, camminate all'aria aperta, non ci devono essere sovraccarichi eccessivi, né dall'altra parte non ci deve essere una eccessiva sedentarietà. Se non ci sono problemi, l'allettamento deve essere ridotto ai minimi termini, la posizione seduta deve essere ridotta quanto più è possibile, quindi è sicuramente meglio muoversi nello spazio. Evitare anche nelle belle serate a cena fuori i tacchi alti, soprattutto perché non favoriscono uno scarico ottimale della colonna, quindi indossare delle scarpe comode, preferibilmente io dico da running proprio, quindi da corsa, sono quelle che hanno la maggiore ammortizzazione sotto questo punto di vista, quindi che facilitano lo scarico della colonna e del peso del corpo a terra. Come dicevo, appunto, evitare movimenti bruschi. A letto preferire la posizione fetale cosiddetta, quindi sul lato con le gambe piegate. Questa è una posizione che tra l'altro può essere molto utile d'aiuto anche nella vita di coppia, nella vita sessuale con il proprio partner. In quella posizione, col partner alle spalle, si riesce tranquillamente ad avere una vita sessuale normale senza rischiare di avere problemi né per la schiena né per il neonato, per il bambino. Fare attenzione, come dicevo, anche a quelli che possono essere dei piccoli segnali iniziali, quindi se si hanno dei segnali in cui inizia a presentarsi qualche sintomo, cercare di fare prevenzione quanto prima è possibile, quindi non aspettare troppo tempo, come diciamo, fare riferimento agli specialisti del settore per avere quantomeno i consigli adeguati. Come dicevo, quindi evitiamo i sovraccarichi, scarpe comode, usiamo anche la fascia apposita che le signore possono trovare nei negozi di ortopedia, la fascia addominale, che appunto è un sostegno maggiore per la pancia e per la colonna, che è specifica appunto per le neomamme o per le persone appunto in gravidanza. Un altro piccolo suggerimento che mi sento di dare, che è di grandissimo aiuto e supporto anche sotto questo punto di vista. Quindi scarpe comode, la fascia, evitare sovraccarichi e la posizione prolungata seduta, anche al lavoro, quindi cerchiamo un attimino nei limiti del possibile di gestire la nostra
giornata, tipo evitiamo un'altra cosa importante e chiudo, anche le arrabbiature, lo stress sicuramente non è fonte di buone cose per la nostra salute e per il nostro corpo. Lo stress ci induce in uno stato di tensione costante anche a livello muscolo-scheletrico, che sicuramente non fa altro che amplificare quelli che possono essere dei problemi di sovraccarichi, piccoli o grandi sovraccarichi, quindi ci favorisce, ci predispone sicuramente tanto ad avere problemi di qualsiasi tipo, e il mal di schiena è uno di questi. Quindi cerchiamo di fare anche delle cose che ci piacciono, di rilassarci per quanto possibile, anche con un bel bagno caldo, possibilmente non quando ci sono 40 gradi all'ombra, all'esterno, come nel periodo d'estate, però un bel bagno caldo, leggero, può essere anche un grosso sollievo e un piacevole momento di relax da ritagliarsi per se stessi. Dottor Pianese, la ringrazio moltissimo per il suo intervento. Approfitto per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere un appuntamento attraverso il servizio di telemedicina oppure una visita presenziale con il dottor Pianese attraverso l'agenda online disponibile sulla piattaforma Top Doctors. Arrivederci, dottor Pianese. La ringrazio ancora per questa piacevole chiacchierata e saluti a tutti a casa. Speriamo che questi consigli possano aiutare le persone appunto a fare anche un minimo di autogestione e a prevenire questo fastidio in un momento così particolare e bello della vita. Grazie a lei e buona giornata. Grazie dottore, arrivederci.